questo incontro mi hanno proposto di partecipare, io ho accettato con molto entusiasmo, ma anche con un po' di preoccupazione, perché in effetti sì, ho una lunga esperienza, ma ce l'ho concentrata su determinati settori che credo sia importante poi precisare. Però ho deciso di portare la mia esperienza soprattutto quella, diciamo, prevalentemente di tipo scientifico, portando poi dei dati su quello che è stato il risultato nella regione in cui da un po' di anni sto lavorando, e cioè le Marche. Però la mia esperienza non nasce nelle Marche, la mia esperienza nasce in Umbria, quindi sempre in Italia centrale, ma con condizioni completamente diverse. Parto da alcuni numeri che credo siano abbastanza significativi. Negli anni 70, nel periodo della massima meccanizzazione, del massimo incremento della meccanizzazione, in Italia centrale queste erano le profondità di lavorazione del terreno. Per colture autunno primaverili 0,45 metri, quindi 45 centimetri, per colture primaverili estive non irrigue 0,55, per arrivare sulla barabietola da zucchero a 0,6-0,7 metri di profondità. E secondo tutti queste erano le profondità giuste, ottimali erano. Poi che è successo? È successo una cosa. E allora il risultato qual era? Queste sono foto anche un po' più recenti. Il risultato era che anche applicando le attuali norme dell'agricoltura, diciamo, dell'Unione Europea, che prevede l'apertura di fossi obliqui con inclinazione non maggiore di 15 gradi su un fronte collinare molto lungo, questi fossi non sono sicuramente sufficienti per ridurre i rischi erosivi, quindi grandi problemi erosivi. Abbiamo avuto una serie di eventi abbastanza ravvicinati nelle Marche, in cui questi eventi erosivi hanno provocato grandi danni alle zone urbane e alle infrastrutture. Quindi c'era questo, ma non solo, il problema della realtà collinare marchigiana era anche quest'altra, l'origine dei terreni è biogenica marina, quindi stratiforme, e se l'acqua se ne infiltra troppa, poi partono le frane. Questo è un fronte collinare vicino a Macerata, vedete che frane sono partite, perché l'acqua si è infiltrata troppo, quindi non solo l'acqua non, può erodere, ma se si infiltra, se va a concentrarsi nei piani di scivolamento, la collina si parte tutta. Molti di voi conosceranno la realtà che c'è stata proprio ad Ancona, la frana di Ancona ha un piano di scivolamento a circa 70 metri di profondità, quando decide di partire non lo ferma nessuno quello. E quindi questi sono aspetti, come vedete c'è il duplice aspetto, non ce n'è uno soltanto, ce n'è doppio, oppure aree galantive, ampliamento di aree galantive, che ricordo queste sono formate nel periodo dell'abbandono non per attività agricola, oppure addirittura vedete qui sta, sono partite, non solo c'è stata erosione, un fosso ha creato molta erosione, molta concentrazione nella zona pianeggiante di materiale, ma qui sta partendo tutta la collina, vedete? Sta partendo tutta la collina proprio perché c'è stata erosione, ma ci sono anche le frane. Questo è uno dei casi eclatanti, qui a parte gli errori che ha fatto l'agricoltore di fare i fossi completamente verticali, ma sta partendo l'intero fronte collinare. E guardate bene, nonostante che a monte e a valle ci sono anche degli alberi. E allora tutte queste considerazioni ci hanno portato gradualmente, prima il mio
diciamo, il mio professore di riferimento, il professor Bonciarelli, ha cominciato a ragionare in maniera un po' diversa. E quindi parto dai primi dubbi. 1979, quindi un po' di tempo fa, una riunione fra docenti e ricercatori di agronomia dell'Unità Scientifica Europea a Perugia, organizzata dal professor Francesco Bonciarelli, in cui soprattutto il responsabile di agronomia dell'IRRA francese, il dottor Monnier, ci cominciò a dire che noi eravamo matti, eravamo matti perché applicavamo quelle profondità di aratura. Hai voglia a dirgli, ma non è vero, guarda che le nostre condizioni sono completamente diverse. E lui dice, fatemi dei profili e vi dimostrerò che siete matti. Allora gli facemmo dei profili e effettivamente ci dimostrò, non è troppo lungo ovviamente raccontare tutto, però questo credo che sia importante. Allora il professor Francesco Bonciarelli impostò subito un'attività sperimentale nell'80, quindi un po' di tempo fa, come potete vedere, una prova sperimentale con confronto tra diverse profondità di aratura, fino ad arrivare a una lavorazione minima superficiale. Sulla prova sperimentale ci andavamo molto cauti. Una prova aziendale in cui in un'azienda di riferimento della Facoltà di Agraria di Perugia abbiamo preso circa 70 ettari e abbiamo applicato a livello aziendale diciamo tecniche un po' meno impattanti, possiamo dire, un po' più leggere, però verificando anche tempi e consumi. Tempi e consumi, quindi abbiamo verificato tempi e consumi. E poi abbiamo cominciato ad acquistare anche attrezzature innovative. Noi siamo stati i primi in Italia ad acquistare anche una semiliera su sodo costruita in Francia dalla Ward. Siamo stati i primi in Italia, ma abbiamo concordato anche con delle ditte diciamo locali la costruzione proprio specifica per la nostra attività di ricerca di macchine completamente nuove. Allora, qui parliamo subito di risultati molto incoraggianti dalle due prove. Vi faccio vedere subito i risultati. Questa è la prova sperimentale in cui c'era il confronto tra aratura 0,4 metri, aratura 0,25, lavorazione minima 0,15, fatta con un doppio passaggio di erbicidi. Le colture erano girasole, in questo caso le proiezioni colturali prima del frumento, questa è la rese del frumento, girasole, maraviglia da zucchero, mais. La rese vedete già in questo periodo 6,40, 6,48, 6,49, 6,52, 6,66, 6,69, 6,21, 6,32, 6,20. Mai la riduzione delle lavorazioni ha portato a riduzione delle rese, ha portato. E quindi questo già di per sé è un dato, credo, estremamente interessante. Cultura da rinnovo. In questo caso cambiamo un po' i dati, sempre aratura 0,40, non siamo riusciti a livello parcellare a fare delle arature più profonde, non ci si riusciva perché le parcelle erano piccole. Aratura 0,25, lavorazione a due strati. Non ce la siamo sentita di rischiare la lavorazione minima sulle colture da rinnovo. Quel tempo non erano ancora maturi i tempi in quel momento. Ora proviamo la lavorazione due strati. Ripper 0,4 metri, aratura 0,25. Girasole, vedete, 3 tonnellate per ettaro, 3,18, 3,11, 3,10, differenze modeste. Valorizzato da zucchero, 43,07, 42,87, 41,63, era quella che ci preoccupava di più. Nessuna differenza, mais irriguo in questo caso 13,83, 13,99, 14,02 tonnellate per ettaro, quindi nessuna differenza rilevante, importante da questo punto di vista. Questa è la prova aziendale. Qui abbiamo fatto aratura 0,45, quindi rispettando un po' quelle che erano, ci abbiamo messo aratura 0,25 e la lavorazione minima 0,15 erbicidisti. Capacità lavorativa in ettari ora, differenze, consumo carburante, vedete, capacità lavorativa 0,30, 0,44, 2,20, differenze percentuali più 47 più 6,33, consumi carburante 69,
kg per ettaro, solo per fare questa operazione, l'operazione di lavorazione. 49-12. Differenze ovviamente sono 20 anni. Differenze di resa 5,47, 5,24, 5,42. Differenze non molto rilevanti. Qui eravamo sul frumento. Su girasole siamo andati anche a cercare di riproporre quello che veniva proposto, la radura a 0,55 mm, radura 0,30, ripper 0,55 più radura superficiale a 0,30. Tempi li vedete, 0,25 ettari ora, 0,45, 0,33. Per la sola operazione di lavorazione principale, 80 kg per ettaro, 48,67. Produzioni 2,35, 2,37, 2,35. Produzioni praticamente possiamo dire identiche. Allora, ritorniamo un attimo sopra, ritorniamo sul lucido sopra. Quando abbiamo cominciato a utilizzare la seminatrice sul sodo, l'abbiamo utilizzata nel modo sbagliato. Non c'avevamo, nessuno di noi aveva delle esperienze. L'abbiamo utilizzata come tecnica di emergenza, cioè quando non si poteva fare nient'altro, allora applicavamo la seminatrice su sodo, l'abbiamo capito abbastanza rapidamente che quella era la tecnica sbagliata, e quindi abbiamo preso atto che l'uso iniziale della seminatrice su sodo, intesa come tecnica di emergenza, non era certamente quella. In Umbria, però, abbiamo avuto uno scarso seguito da parte delle aziende agricole. In quel tempo, fine anni 70, inizio anni 80, in Umbria c'era ancora la droga, io lo chiamo proprio così, la droga della coltura del tabacco, che faceva guadagnare alle aziende agricole una quantità enorme di denaro. E quindi ovviamente non ci hanno ascoltato. Le abbiamo fatte vedere, belle, ma non ci hanno ascoltato. Quindi questo è stato ovviamente un po' una delusione, ritorniamo avanti. Io nel 92 poi mi trasferisco alla facoltà di agraria di Ancona. Mi trasferisco alla facoltà di agraria di Ancona, che in fin dei conti è anche la mia regione, però prima non c'era la facoltà di agraria nelle Marche, quindi sono stato a lavorare in Umbria. Abbiamo due punti, concentro. Immediata verifica di notevole interesse da parte del settore operativo, agricoltori, tecnici e commercianti. Io ci rimetto tutti e tre, agricoltori, perché non avevano, non hanno mai avuto una coltura ad altissimo reddito come il tabacco, o meglio l'hanno avuta nel passato, ma non, in quel tempo non ce l'avevano. Quindi gli agricoltori erano alla ricerca della necessità di ridurre le spese, ridurre i costi, come in fin dei conti è successo in America, sia prima negli Stati Uniti e poi in Argentina e Brasile. Il primo stimolo è stato quello della riduzione dei costi. Però c'erano delle carenze di conoscenze a causa di assenza di attività sperimentale specifica. Non c'era un'attività sperimentale perché non c'era una facoltà di agraria, i centri di ricerca non si erano interessati a questo argomento, e poi quindi siamo arrivati e nel 93 iniziamo l'esperienza nella azienda agraria didattico sperimentale della facoltà di agraria di Ancona. Realizziamo prove sperimentali di verifica della erosività dei suoli in diverse condizioni operative, perché uno dei problemi, come è stato ben messo in evidenza prima, è anche l'erosività dei suoli. Noi lavoriamo nelle condizioni collinari con terreni molto argillosi che non solo erodono ma possono anche franare, e quindi dovevamo seguire anche questa attività. Realizzazione di prove sperimentali di confronto tra diverse tecniche di lavorazione del terreno che sono ancora attive, quindi abbiamo un po' di esperienza anche qui, ovviamente ormai dal 93 abbiamo impostato queste sperimentazioni che sono ancora presenti. Avvia attività dimostrativa e divulgativa nella regione, l'abbiamo avviata subito, e quindi questo ci ha portato ovviamente ad avere dei buoni risultati. Prima cosa, verifica dell'erosione. Questo era l'impianto.
Questo è un impianto, sono delle vasche isolate, degli appezzamenti di terreno larghi 7 metri e lunghi 50, che sono isolati esternamente, da cui noi nella parte bassa possiamo recuperare tutto ciò che scende, sia acqua ma anche elementi nutritivi, anche materiale che viene lisciviato in quei contenitori che vedete qua più in basso. Beh, vi do dei risultati del 1995. Noi abbiamo avuto la fortuna sfortuna di avere le due estati più piovose del XX secolo, 1995-1996, in quella zona delle Marche. 95 è stata in assoluto la gara più piovosa degli ultimi 50 anni, quindi con 14 eventi che hanno provocato forte erosione. E abbiamo avuto ovviamente la fortuna di rilevarla. Vedete, questi sono i dati della piovosità, questi sono i dati dell'acqua che scende e questi sono i dati dell'erosione. Avevamo il girasole che in certi momenti dell'anno è riuscito a coprire durante la stagione estiva, però avevamo anche il setasaide. Setasaide, fra l'altro, quell'anno ce l'avevamo inizialmente rispettando le regole che, se vi ricordate, all'inizio imponevano la lavorazione del terreno, poi dopo si è un po' inerbito e è andato un po' bene, ma guardate che dati di erosione che il setasaide, per esempio, in questo evento, 8,8 tonnellate per ettaro, e quindi ci sono stati delle, e anche il girasole non è stato in grado di proteggere. Per cui i dati sono stati molto interessanti da questo punto di vista. Questi, fra l'altro, sono dati che abbiamo presentato poi nel 1997 in un convegno che è stato svolto in Andalusia con l'associazione APRESID, che è attiva in Andalusia. E allora noi abbiamo nel frattempo impostato questa prova lavorazione. La prova lavorazione che chiamo storica, confronto tra tecniche di lavorazione, aratura 0,35 e 0,40 metri, discessura a 0,25, semina sul suolo, a diversi livelli di azoto, perché ovviamente come sempre i ricercatori si vogliono complicare la vita e quindi andiamo a complicarci la vita, M0, abbiamo delle strisce che non sono state mai concimate, 50% della dose prevista per la coltura in atto, dose piena. In un affidamento biennale, frumento duro con coltura a ciclo primario estivo, quindi coltura da rinnovo, primi 10 anni differenze rilevanti, non c'erano differenze, 10 anni non abbiamo visto quasi niente, negli ultimi anni invece differenze consistenti. Vi faccio vedere rapidamente i dati di una media delle ultime annate su frumento duro. Concentriamoci un attimo sulla striscia M0, il terreno sempre arato ha una produzione non raccoglibile con la metitrebbia, ma sperimentalmente recuperabile, 1,15 tonnellate per ettaro di granella, di scissura 1,54 tonnellate per ettaro di granella, semina sul suolo, quindi senza nessuna lavorazione, da sempre 2,21 tonnellate per ettaro. Beh, questo è il sintomo della differente fertilità del terreno. Da che cosa deriva questa fertilità del terreno? Nella natura noi partivamo da un livello di sostanza organica già basso, 1,7% di sostanza organica, già basso. Bene, nella natura siamo scesi sotto l'1%, siamo a 0,8-0,9%, quindi siamo nell'ambito della desertificazione ovviamente. Con la discessura abbiamo mantenuto più o meno il livello della sostanza organica. Abbiamo mantenuto il livello, siamo intorno a 1,7, quindi anche la discessura mantiene un po' la sostanza organica. Con la semina sul sodo siamo andati sopra il 2%, è aumentata la sostanza organica, nonostante che i residui colturali rimangano in superficie. Questo è un dato, credo, interessantissimo da questo punto di vista. Che cosa è successo? Sono successe due cose fondamentali, noi abbiamo fatto questa interpretazione. Beh, intanto nella discessura e nella semina sul suolo sono ricomparsi i lombrichi che hanno cominciato a lavorare per noi. Sono ricomparsi i lombrichi. In più,
nella discissura, nella semina sul sodo, le eventuali acque in eccesso che si infiltrava non aveva nessuna possibilità di scorrere lungo la suola di aratura e quindi di portare via l'azoto che era stato lisciviato e che quindi rimaneva sul terreno, quel poco azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica. Un altro dato interessante, perché qualcuno dei relatori che mi ha preceduto ne ha fatto riferimento. Vedete, allora, l'aratura 180, 4,85 tonnellate per ettaro di granella. Questo dato, 4,85 tonnellate per ettaro di granella, lo otteniamo adesso stabilmente sulla semina sul sodo, quindi senza nessuna lavorazione, con 90 kg per ettaro di azoto, con la metà di azoto lo otteniamo. Beh, credo che sia un dato diciamo interessante, no, da questo punto di vista. Quindi la prova sperimentale questa ci sta dando molte informazioni. Che cosa è successo nella regione Marche? Ovviamente in seguito anche a questa sperimentazione c'è stata sulle grandi aziende, come è precisato qui, una graduale sostituzione della aratura con scarificatura per colture a ciclo primario-estivo e semina su solo per colture automobili nelle aziende più grandi. Perché è successo questo e non abbiamo potuto fare la semina sul sodo per tutte e due le colture? Perché, come vi ricordo, noi siamo in collina asciutta, quindi senza nessun supporto irriguo, siamo in ambito mediterraneo, quindi con crisi idrica estiva, e in più ovviamente con questi terreni fortemente argillosi, ma ancora peggio argillo-limosi, che sono ancora peggiori, in pratica abbiamo delle grosse difficoltà dal punto di vista tecnico. Nessuna seminatrice riesce, se il terreno è bagnato, a chiudere bene il solco, e se succede per il frumento non c'è nessun problema, ma se succede per le colture a rinnovo abbiamo una carenza enorme di densità delle colture, e in più abbiamo grossissimi problemi di controllo delle limacce, delle lumache. Abbiamo grandissimi problemi di controllo. Con un solo trattamento su colture a ciclo primario estivo non si riesce, e quindi ovviamente si è dovuto cercare un compromesso, e questo è il concetto. Nella tecnica, con l'esperienza, si devono cercare anche i compromessi, anche però partendo dal concetto che anche la scarificatura sicuramente un vantaggio rispetto alla aratura l'ha ottenuto. E allora le aziende più grandi, dopo lo vediamo meglio anche dopo, attualmente sono presenti nelle Marche circa 200 seminatrici per semina diretta da solo. Le Marche sono una piccola regione che ha non più di 400.000 ettari di terreno agricolo ormai, 50.000 ettari di frumento duro seminato su sodo, 50.000 ettari, credo che non siano pochi, no? 80.000 ettari in lavorazione minima. Risparmio medio reale, perché non l'abbiamo calcolato, l'abbiamo fatto valutare alle aziende che da tempo applicano queste cose. Risparmio reale per ettaro, 200, con la semina sul sodo, 250-350 euro con la semina sul sodo, la metà con la lavorazione minima. Do solo un dato, che risparmio di gasolio, ma lo vediamo meglio dopo, medio con la semina sul sodo è di un quintale di gasolio per ettaro, risparmio medio. E lo vediamo con questo dato. Vi faccio vedere i dati di un'azienda. Questa è un'azienda agraria di 1200 ettari, quindi è la più grande azienda agraria della provincia di Ancona, ma è la seconda per importanza delle Marche. Questa fa normalmente, mediamente, sui 550-600 ettari di frumento duro. Vi do i dati di questo periodo. Praticamente mediamente, vedete, il viola è la semina diretta, è un'azienda che fa tra i 200, un po' più di 200, fino a un po' più di 250 ettari seminati in semina diretta. Poi ne fa una parte in
condizioni ordinarie, e per l'azienda ormai la condizione ordinaria è la scarificatura, non è più la radura. E poi addirittura fare un po' di ristoppio. Le produzioni medie, vedete, sono praticamente identiche. Anzi, ovviamente ristoppio qualche volta produce di meno, ma non sempre produce di meno. Non sempre produce di meno perché? Perché nella nostra condizione comunque litoranea si è scoperto che se si semina molto tardi, a Natale o anche dopo, il mal del piede inizialmente non attacca la coltura. Non attacca la coltura e quindi si salva. Questo è capitato per un errore tecnico dell'operaio che si era scordato di riempire la tramoggia della seminatrice, si era dimenticato. Guardate i dati dei consumi di gasolio. Questi sono consumi di gasolio complessivi. Teniamo conto che questa azienda ha anche una trentina di ettari, circa 30 ettari di vigneto, dove i consumi non sono comprimibili sul vigneto. Ma sul resto, vedete, si partiva da dati di 120-130, guardate da quando ha cominciato a applicare la semina diretta, da circa metà anni 90. Stiamo praticamente a quasi metà dai 170.000 litri, adesso siamo a poco più di 100.000 litri di consumo di gasolio. Beh, credo che sia un dato estremamente significativo da questo punto di vista, no? La differenza di consumo di gasolio. Veniamo un po' alle... vi faccio vedere alcune immagini, ma poche. Questa è la seminatrice che sta seminando su una rinascita di una coltura da seme, che è il ravanello. Guardate, c'è più di un metro di vegetazione che è stata preventivamente disseccata. Sembra impossibile, no? Che possa venire fuori una coltura reale. Ebbene, il dato, questo è di febbraio, ovviamente il ravanello si è completamente disseccato, il grano si comincia a vedere. Questo è a maggio. Maggio, vedete, è un'ottima coltura, quindi vedete come è prospetto. Allora, e quindi la tecnica che vi dicevo, la tecnica segna sul solo per coltura a ciclo turno primario, la lavorazione minima per colture primarie di estiche, nella maggior parte delle aziende di grandi dimensioni. Ecco, io in quello che volevo dire, volevo concludere con quella che sono gli ostacoli per una maggiore diffusione per queste tecniche agronomiche conservative. Beh, intanto c'è certamente... c'è certamente una visione tradizionale degli agricoltori. Gli agricoltori fanno fatica ad acquisire delle tecniche innovative perché sono abituati spesso alla tradizione. Scarso interesse alle associazioni professionali del settore agricolo. Questa è un'accusa che io faccio molto frequentemente. Le associazioni professionali hanno scarso interesse agli aspetti realmente tecnici. Non si interessano molto. Le assistenze tecniche amministrative, questo ovviamente ci riguarda un po' più direttamente, visto che abbiamo qui siamo su un incontro in cui si parla di queste cose. Anche il settore tecnico che è presente nelle amministrazioni regionali non ama in genere molto le novità e quindi fa spesso resistenza. Non è questo il caso, perché ovviamente abbiamo visto il risultato, ma fa spesso resistenza. Il settore tecnico amministrativo delle amministrazioni pubbliche fa resistenza a questa cosa. Modesta sensibilità al settore politico. Il settore politico spesso non è molto sensibile a queste cose. Ma io ci metto anche una colpa grande, secondo me è una delle più grandi, dell'Unione Europea, ma ovviamente però l'Unione Europea i regolamenti li fa con la collaborazione di tutti gli Stati, che ha messo nella fase iniziale e ancora quando devi applicare queste cose succede questo, nel passato possibilità di finanziamento per far partire queste cose solo se causavano riduzione di reddito, perché venivano inserite nell'ambito della estensivizzazione dell'attività agricola.
senza mai considerare, e purtroppo nemmeno questa volta sono state considerate in maniera chiara e evidente, i vantaggi ambientali. Quindi questo è una cosa certamente importante sulla quale dobbiamo tener conto. Io ho finito, vi ringrazio.